decisamente la tradizione da dove noi siamo partiti. Entrambi siamo partiti da Caserta, abbiamo delle radici forti qui sul territorio e entrambi le abbiamo sviluppati e portati fuori. Quindi ci auguriamo che i ragazzi continuino a credere che sono nati in una terra che dà questa sforza, questa spinta. Tradimenti perché un giorno o l'altro bisognerà fare conto con la realtà e con la strada da seguire. E oggi parleremo di andare via, casomai, fuiti venne, sarà uno dei temi. Il grande Edoardo ci diceva forse è il caso scappare o scappare con una valigia piena di ricordi per poi ritornare, ma questi saranno i punti. Oggi è una giornata veramente importante per noi, abbiamo due firme importantissime del cinema italiano, l'uno come regista emergente, ma ormai nemmeno più si può spendere questo aggettivo, e l'altro come un critico a livello internazionale. Siamo veramente felici che i ragazzi del nostro liceo classico e anche degli altri indirizzi possano apprendere come la cultura, se è una cultura che nasce soprattutto come un'occasione da spendere anche al di là della scuola, possa aprire mondi impensabili per loro. E credo io ancora una volta che la licealità classica soprattutto deve fare i conti col moderno, altrimenti diventa un'operazione oleografica, archeologica, che tradisce quello che loro stanno imparando. Ecco, tradizione e tradimenti, appunto, non si tradisce mai la nostra genesi, no? Le nostre radici culturali non vanno tradite, però vanno consegnate in maniera quanto più vicina al linguaggio e alle espressioni di cui i ragazzi si fanno portavoce giorno per giorno.